Buonasera a tutti e ben ritrovati con il TG Sport di Udinese TV. Partiamo con l'Udinese che si avvia a questo rettilineo finale in cui il mese di maggio vedrà davvero un'Udinese incentrata su quello che è il possibile raggiungimento dell'obiettivo stagionale, ovvero la parte sinistra della classifica, e si inizierà proprio da sabato contro il Sassuolo al Mapei Stadium. L'Udinese si prepara ad addentrarsi nel pieno del mese di maggio che porterà la squadra di Cioffi alla chiusura del campionato. Un mese iniziato con la sconfitta interna contro l'Inter, in cui i bianconeri hanno pagato la maggiore forza della squadra nerazzurra, mossa anche dalla disperazione di sapere come Udine rappresentasse davvero la prima di tante ultime spiagge. Nerazzurri che si sono ritrovati la strada spianata da un errore a quattro mani abbastanza evidente di Arslan e di Success nella marcatura zona che ha permesso a Perisic di segnare il suo classico gol da calcio d'angolo, che sta diventando marchio di fabbrica. Cioffi ha comunque dato una pacca ai suoi ragazzi, sicuramente rincuorato da una reazione nel secondo tempo che ha messo in seria crisi l'impianto della squadra di Simone Inzaghi, non a caso comunque seconda forza del campionato. Insomma, l'Udinese non ha minima intenzione di tirare i remi in barca, anzi, da qui alla fine ci sarà la tripla S, con tre incontri contro squadre di questa iniziale, Sassuolo e Salernitana fuori casa, alternate dallo Spezia in casa. 9 punti potenziali che De Lofeo e compagni possono racimolare per inseguire quel piccolo sogno, o chiamate l'obiettivo intermedio, del decimo posto, il quale sarebbe un ottimo step per raggiungere un consolidamento e un salto di qualità per il prossimo anno. Si comincerà da un doppio scontro diretto contro il Sassuolo, lo è per il decimo posto, anche se attualmente occupato dal Torino che ospiterà il Napoli in casa in questo turno, ma anche per il prossimo mercato, con tantissimi nomi delle due squadre più che appetiti: Molina, Maxim Lopez, Udoge, Berardi, De Lofeo, Scamacca, Makengo, Raspadori, ma ce ne sarebbero anche tanti altri per far capire quanto queste due squadre lavorino alla grande nel presente e in prospettiva. Vincendo i bianconeri acciufferebbero a 46 punti proprio il Sassuolo. Il trend favorevole al Mapei Stadium deve indurre i friulani a dare il massimo per la vittoria e a provare a bissare l'ultima pazzesca trasferta di Firenze. Rientrerà per l'occasione Makengo, che ridarà quantità e dinamismo a un centrocampo che ha tanto sentito la sua mancanza, mentre davanti Pussetto avrà una chance da titolare. Il sentiero è tracciato, ora si tratta di raccogliere le energie residue per l'ultimo scatto vincente. Si avvicina al termine della stagione e all'Udinese manca ancora una sfida da disputare tra le mura amiche, quella contro lo Spezia, prevista per il 14 maggio alle ore 18, e sarà ovviamente una grande festa in occasione dell'ultimo impegno casalingo, e ancora una volta ci sarà la possibilità di vivere il match a prezzi molto vantaggiosi. Verranno applicate infatti le tariffe uniche speciali a 5 euro per le curve e a 10 euro per tutti gli altri settori. La vendita si è aperta alle ore 16 di oggi online, nelle rivendite autorizzate e presso i botteghini della Dacia Arena. Vi invitiamo quindi ad acquistare il vostro biglietto e venire a supportare i bianconeri nell'ultima sfida stagionale alla Dacia Arena. Si conclude a Zurigo con un'intensa settimana di incontri la prima edizione del FIFA Diploma in Club Management, il corso organizzato dalla Federazione Calcistica Mondiale dedicato alla formazione d'eccellenza per dirigenti calcistici di tutto il mondo. I corsi, partiti nel marzo 2021 e terminati a gennaio 2022, sono stati organizzati online con anche una sessione di lavoro tenutasi in presenza a Madrid lo scorso dicembre. La prima edizione del Diploma in Club Management ha visto il suo atto conclusivo con la consegna degli attestati alla presenza del presidente FIFA Gianni Infantino, tenutasi proprio nel quartier generale della FIFA a Zurigo. Tra gli altri hanno partecipato l'Udinese con la rappresentanza di Magda Pozzo ad illustrare le peculiarità del modello di sostenibilità bianconero tra scouting, Dacia Arena e strutture, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, che si è soffermato sul momento attuale del calcio italiano di vertice, e tante leggende del calcio mondiale che hanno raccontato le loro esperienze di uomini di calcio dentro e fuori dal campo nelle vesti di manager e allenatori, tra loro Fabio Cannavaro, Nuno Gomes e l'ex bianconero Gelson Fernandez. Passiamo ora a, rimaniamo invece in tema colori bianconeri, ma passiamo alla palla spicchi, perché la PU si avvicina alla fase più importante della stagione, quella dei play-off, e domenica ci sarà la prima gara, gara 1, contro San Severo al Palazzetto Carnera. Si terranno proprio le prime due sfide del play-off proprio in casa. Si è conclusa la fase orologio della stagione 21-22 per quanto riguarda la Serie A2 di basket con l'APU Old Wild West Udine, che ha vinto ancora battendo Verona alla Pala Carnera col punteggio di 73-68 e ottenendo il primato assoluto con altre 4 vittorie su 4. In questa fase
La classifica finale dice quindi Apu prima nel girone verde con 52 punti con Cantù seconda a meno 6. Nel girone rosso invece il primato se l'è preso Scafati, sono retrocessi invece direttamente in Serie B Orzi Nuovi e Fabriano. Scattano adesso i playoff per capire chi farà il salto in A1 e i playout per scoprire chi resterà in A2. Per la promozione si sfidano le migliori 8 di ciascun girone per un totale di 16 squadre. Si partirà quindi dagli ottavi di finale per arrivare poi all'ultimo atto. L'Apu affronterà l'ottava classificata del girone rosso, vale a dire Sansevero. Tutti i match sono al meglio delle 5 sfide, passa il primo che ne vince 3. I bianconeri giocheranno le prime 2 gare in casa, poi la terza e l'eventuale quarta sfida saranno in trasferta per poi chiudere eventualmente la serie di nuovo al Carnera. E chi passa affronterà la vincente di Treviglio, Umana Chiusi. Per quanto riguarda invece i playout, le 4 compagini che si giocano la permanenza in A2 sono Becheri, Piacenza e Capodorlando nel girone verde e Nardò e Stella Azzurra Roma in quello rosso. Un record dietro l'altro per la PU di coach Boniccioli, che ieri sera è stato ospite a Basket a Nord-Est e ha parlato di tutti i traguardi che la PU ha raggiunto in questa stagione. Queste sono vittorie che vengono celebrate come un titolo, no? Nel senso, chi vince una conference nell'NBA o chi vince una conference nei college, diciamo, è campione della conference, poi dopo si va avanti. Noi che invece viviamo sempre di attualità e basta, anzi si rischia il contrario, che se per caso tu dovessi uscire dai playoff è una delusione, no? In realtà io reputo anche questo un risultato, nel senso che nella consapevolezza che poi l'obiettivo è spostato più in avanti, però finire una stagione con, appunto, credo complessivamente, considerando anche la Supercoppa, 33 vittorie e 5 sconfitte, credo sia un risultato importante e frutto di un lavoro che parte dal presidente Pedone e finisce all'ultima persona che apre il palazzo 4 ore prima che noi si arrivi, perché così come un allenatore da solo non basta nemmeno i giocatori bravi se non sono attorniati da una grande organizzazione come abbiamo messo in piedi noi qui a Udine, però è chiaro che insomma il risultato è un risultato importante. Ecco. La Web Gesteco di Cividale ha ritrovato il primato nel girone B di Serie B e domenica Desio chiuderà la regular season con la possibilità di chiudere al primo posto. I playoff inizieranno sabato 14 a Cividale con avversario ancora da definire. La Web Gesteco Cividale si riprende la vetta nella penultima giornata del girone B di Serie B di basket. La squadra di Pillastrini travolge il fanalino di coda Bernareggio, già retrocesso e con parecchi elementi ceduti. Domina in lungo e in largo Leonardo Battistini insieme ai 16 punti con schiacciate spettacolari di Aristide Moaha, appena acquistato dalla Benacquista Latina, formazione che milita in A2. La gara è finita con il rotondo risultato di 90-50, non è mai stata in discussione con Chiera e compagni che alla sirena finale esultano per il primato ritrovato alla luce degli in attesa sconfitta di Cremona in casa contro Bologna Basket. Domenica, ultima giornata della regular season a Desio e in caso di vittoria sarà primo posto del girone per i cividalesi. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi e rimanete in compagnia di Udinese TV.